mi dirigo verso un tavolo oggi pieno, diciamo, di persone, perché io penso, tutti noi pensiamo, di chi l'ha visto, che quando si parla di bambini è un fatto che in qualche modo sconvolge, tocca le coscienze di tutti, e ovviamente vi devo avvertire che questi sono argomenti in qualche modo non adatti ai minori, anche se si parla proprio di minori. Abbiamo la mamma Lorena, che avete conosciuto con Pablo Trincia, che ha fatto giornalista ma anche scrittore, ha fatto questa inchiesta, c'è questo libro Veleno che ha stupito tutti, no, per quello che è successo. Ma abbiamo con noi anche l'avvocato Micai, buonasera, la psicoterapeuta Brillanti, perché in qualche modo ci potete aiutare. Allora, noi come sempre lavoriamo sui documenti, ve li facciamo vedere, tutti voi vi potete fare un'opinione, ci sono dei bambini che iniziano a parlare. Quello che vi vogliamo proporre oggi è il figlio di Lorena. Noi non facciamo nomi, non vogliamo naturalmente dire nulla di più anche nei confronti di bambini che dicono ancora oggi che quelle cose sono accadute, perché la sofferenza è davvero per tutti quanti. Però guardate le immagini di questo bambino, perché quello che vi ponete adesso voi, ma com'è possibile far partire un'inchiesta da queste parole? Perché mio padre andava a prendere dei bambini e dopo in un posto e dopo ci faceva dopo ce li facevano uccidere dentro al teatro. Io ne ho dovuto uccidere 5, vabbè, più anche, però in una sera in tutto 5. Poi io ne ho dovuto uccidere tanti. Però ci andavamo 3 volte alla settimana. E dopo quelle 3 volte alla settimana lì, tutte le sere dovevo uccidere 5. E poi io dovevo fare al primo bambino, gli ho dovuto tirargli un coltello nel cuore e dopo rompergli l'osso del collo. Poi a un altro, al secondo, l'ho dovuto legare attorno a un blocco di cemento e gli ho dovuto tirarci una maglia e poi fargli una specie di timbro, e prendi quello che nel bene c'è un po' di male, nel male c'è un po' di bene. No. È fatto così, guarda. Così. Poi così. Qua è nero, il pallino è bianco, qua è bianco e il pallino è nero. Ah, scusa, e cos'è quel timbro? L'ho già visto ma non sapevo cos'era. Cos'è? Vuol dire che nel bene c'è un po' di male, nel male c'è un po' di bene. E l'ho dovuto, è un timbro a fuoco, l'ho dovuto lasciare sopra il fuoco un'ora e dopo quando era diventato rosso io ho dovuto farlo nella schiena. Però non ho potuto urlare perché aveva la bocca chiusa. Poi al terzo l'ho frustato e poi per così era morto, l'ho dovuto tirargli un coltello nella schiena. Poi a un altro bambino, che è il quarto, l'ho dovuto mettere un petardo nella mano, non so, sono quei petardi che non fanno rumore ma fanno però piano, e gli è saltata via una mano. Poi al quinto bambino, però questo qua, non lo volevo, neanche gli altri li volevo uccidere, gli ho dovuto tagliare le braccia e le mani. Allora, l'inchiesta Veleno è di Pablo Trincia, per queste parole sono stati tolti, anche per queste parole, no? Sono stati tolti quanti bambini? 16 in totale. 16 bambini, sì. Siamo nella Bassa Modenese, è l'inchiesta I diavoli, i pedofili della Bassa Modenese, che adesso di tanti anni fa sembra un po' più vicina con i fatti di Reggio Emilia, con l'inchiesta di questi giorni, Angeli e Demoni. Ci vediamo subito dopo questa breve pausa. We'll be right back.
stata una bomba l'inchiesta che, di cui avete sentito parlare in questi giorni, angeli e demoni. Ci sono dei bambini che vengono tolti, dati a genitori e affidatari, e quello che si capisce è che viene fatto a scopo di lucro. Quello che succede a Reggio Emilia in questa inchiesta ricorda tanto quello che succedeva nella bassa modenese. Alcuni metodi sembrano davvero gli stessi. E anche personaggi, Foti viene indagato per questa inchiesta, la moglie sentiva i bambini della bassa modenese. Allora partiamo da qui con Claudia Aldi e Laura Marano. Quello che mi ha fatto impressione è che in una frase intercettata una donna dice: bisogna fare in fretta, prima li mettiamo al sicuro, non andiamo tanto così per il pesante, prima li mettiamo al sicuro e poi vediamo se c'è il reato, ma al sicuro devono essere questi bambini. È il disegno di una bimba, ci sono lei e l'ex convivente della mamma. L'uomo ha le mani allungate sulle sue parti intime, ma le braccia, che rappresenterebbero un abuso sessuale, non le ha disegnate la piccina. Le ha aggiunto una psicologa del servizio di neuropsichiatria infantile per rendere ancora più credibile quella violenza che però non è mai stata accertata. E questa è una stanza piena zeppa di regali. Regali che i genitori mandavano ai loro piccoli, tolti alle famiglie e dati in affido, ma che non sono mai stati scartati. Sono rimasti sotto chiave, al buio di uno stanzino. Scarpette da calcio, bambole, magliette, giochi elettronici, eppure un pandoro spedito a Natale e lasciato lì, ad ammuffire, su una sedia bluette da ufficio. E ancora, la voce di una psicoterapeuta intercettata dai carabinieri che cerca di convincere uno dei bimbi a elaborare il distacco dal vero padre. Non esiste più, gli dice. È come se dovessimo fargli il funerale. Ascoltiamola. Non c'è più come papà. E questa è la parte dolorosa, è come se dovessimo fare un funerale. Immagini e parole di una sconvolgente inchiesta giudiziaria denominata Angeli e Demoni, dove gli angeli sono i bimbi portati via dai genitori e affidati a famiglie a loro sconosciute, mentre i demoni sono i grandi, gli psicologi e gli assistenti sociali che invece di aiutarli li spingono a ricordare vissuti traumatici che non ci sono mai stati per annullare ogni legame con le loro piccole vite precedenti. 10 in tutto i bambini vittime della manipolazione psicologica finalizzata, secondo gli inquirenti, ad incrementare le casse dell'Onlus Hansel e Gretel di Moncalieri. Si toglievano minori a famiglie in difficoltà e si affidavano a famiglie di conoscenti e amici per poi sottoporli a cure private a pagamento. C'è assai poco di riferito e c'è il 90% di auscultato e che a nostro parere, a parere del GIP, difficili interpretazioni diverse da quelle che sono state date. I reati contestati sono tantissimi: maltrattamenti su minori, depistaggio, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d'uso, lesioni personali gravissime. 27 in tutto gli indagati a vario titolo, dei quali 6 agli arresti domiciliari. Tra gli altri, Claudio Foti, guru dell'Hansel e Gretel, e la sua compagna, la psicoterapeuta Nadia Bolognini, il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, eppure una coppia affidataria omosessuale, due donne finite nell'inchiesta per maltrattamenti alla bimba che invece avrebbero dovuto curare con coccole e amore. Federica Anghinolfi, a capo dei servizi sociali coinvolti nell'inchiesta, oltre che attivista nel mondo gay per la lotta in favore dell'adozione a coppie omosessuali, è stata l'ex di una delle due mamme affidatarie della bimba che chiameremo Speranza. Eccole insieme in una foto pubblicata su Facebook. A interrogare la bambina ci sono le due nuove mamme e la psicoterapeuta Nadia Bolognini. Speranza vorrebbe rivedere suo padre e la psicoterapeuta le dice: ma non ti ricordi che hai detto che non lo volevi più rivedere? Io ricordo questo. Non ho detto questo. Sì, Speranza. Sì, hai detto che non volevi vederlo perché avevi paura che ti facesse del male, che si potesse vendicare, che ti potesse portare via. Ti ricordi la paura che hai sentito? Te la ricordi adesso? I ricordi dobbiamo metterli a posto, se no facciamo confusione. E te lo ricordi meglio adesso? Cioè, mi ricordo di questa cosa, che non potevo più vederlo. Io non me lo ricordo di aver detto che non volevo più vederlo.
Ogni tanto mi capita di piangere perché mi mancano gli abbracci del papà. I suoi abbracci mi piacciono. Prima ho sempre abbracciato lui e quindi mi dispiaceva pensare di non vederlo più e di non abbracciarlo. Speranza viene sottoposta a veri e propri lavaggi del cervello e maltrattamenti, registrati dalle microspie dei carabinieri e finiti negli atti dell'inchiesta. Lavaggi del cervello per ricordare quell'abuso del padre mai subito e per convincerla a non voler più vedere né lui né la mamma. Speranza, poi, deve diffidare dei maschi e non può tenere i capelli sciolti. La sua vita non migliora, peggiora. Le due mamme affidatarie di Speranza, unitesi civilmente in matrimonio, non danno alla bimba l'affetto e le cure che avrebbe dovuto ricevere dalla nuova famiglia dopo essere stata strappata a genitori naturali. In più occasioni la bimba viene maltrattata, come quando una delle due mamme affidatarie la fa scendere dall'auto e la lascia sotto la pioggia. In auto c'è una microspia. La scena è intercettata. Porca puttana, vai da sola a piedi, porca puttana. Scendi, scendi, non ti voglio più. Io non ti voglio più. Scendi, scendi. Perché? Mentre Speranza è con la coppia lesbica, i carabinieri trovano tra gli atti dei servizi sociali una sua lettera. Caro papà, mi manchi tanto. Spero che ci rivedremo al più presto possibile. Vorrei che mi portassi uno dei tuoi splendidi regali. Mi potresti scrivere un biglietto o un messaggio più spesso, perché di te non ho ricevuto nessun biglietto e quindi mi sono chiesta il perché. Quando avrai finito di leggere, per favore, prendi immediatamente carta e biro e mi scrivi una bella lettera. L'aspetto con tutto il cuore. Ti voglio un bene gigante e infinito, papà. Bye, Speranza. Le due mamme affidatarie, da ora in poi, non potranno più avvicinarsi a Speranza. Devono restare almeno a 1 chilometro da lei. Eccola la fantastica macchinetta dei ricordi proveniente dall'America, come la chiama la psicoterapeuta Nadia Bolognini, usata per tirare fuori dall'inconscio dei bambini i ricordi traumatici presenti nella mente per poi sostituirli con ricordi positivi. Secondo il GIP, la psicoterapeuta l'avrebbe usata su più bambini per influenzarli e suggestionarli, ma soprattutto senza un valido consenso informato e senza autorizzazione di un adulto. La psicologa sta cercando di far ricordare a una bimba che chiameremo Luce l'abuso mai accertato dell'ex convivente della mamma. C'entra con il corpo di lui o con il tuo? Un po' con tutti e due. Ma dici con il pisellino e la patata? No. Col culetto? No. Ma lui usava anche il pisello, no? No. Non l'ha mai usato? No. No? Ti metteva qualcosa dentro? No. E cosa faceva? Non faceva nulla. Ma tu sentivi qualcosa là sotto? In che senso là sotto? Là, nella patatina? No. Ma si muoveva lui? Un po'. Faceva un po' avanti e indietro? Faceva sesso? Così fanno gli adulti quando fanno sesso. Tu non lo sapevi. Ma lui dopo si bagnava? E dopo tu ti lavavi? E sentivi anche degli odori particolari? Era profumo o puzza? Dolcetto o scherzetto? La frase che la notte di Halloween aiuta a far riempire di leccornia i cestini dei bimbi mascherati che bussano alle porte di tutti diventa per Nadia Bolognini il pretesto per giustificare abusi o maltrattamenti. Una bimba racconta incredibili omicidi plurimi e riti sessuali su bambini da parte di uomini mascherati amici del padre, avvenuti la notte di Halloween. Con il sangue dei bambini sarebbero stati poi truccati i bambini presenti, i quali dovevano così andare per le case per il consueto rito del dolcetto o scherzetto. Per il GIP, la psicoterapeuta avrebbe attribuito dolosamente credibilità ai racconti fomentandoli e sostenendoli senza esitazione, per dimostrare un passato buio e doloroso. Mi sono rivolta ai servizi sociali di Valdenza perché avevo bisogno di un lavoro. Conobbi Federica Anghinolfi, la quale mi propose di fare la cuoca. Mi disse che era necessario formalizzare la mia attività attraverso un documento. Mi consegnò un foglio in cui era scritto che avrei avuto in affido sostegno prima una bimba, di cui non ricordo il nome, poi un bambino. E questo durò per tutto il 2017 e il 2018. Li conoscevo perché cucinavo per loro come per gli altri bambini, ma non ho effettuato nessun sostegno o accoglienza.
Poi Langhinolfi mi chiese di fare da tramite per il pagamento delle spese di psicoterapia del ragazzino, senza spiegarmi il motivo. Da quel momento, nel mio conto corrente, arrivavano i soldi delle fatture delle sedute di psicoterapia e poi io, come da indicazioni, giravo questi soldi tramite bonifico all'Hansel e Gretel. Questa indagine, per la velocità con cui è tutto emerso, restituisce un quadro assai allarmante. Manipolare i piccoli con ogni mezzo e con ogni mezzo toglierli alle famiglie naturali per poi darli in affido ad amici e conoscenti. Il copione è sempre lo stesso. Dopo un intervento per la reale segnalazione di un disagio, gli assistenti sociali descrivono le abitazioni visitate nel corso degli accertamenti come sporche e trascurate. Il bimbo, insomma, non può viverci. Ma poi i carabinieri trovano sempre realtà diverse da quelle descritte dai servizi sociali, come in questo caso. Erano presenti, scrivono i militari dell'arma nella loro relazione, alcuni giochi di società, videogiochi, un piccolo calcio balilla e molteplici foto che riprendono il bambino durante la sua crescita in compagnia dei genitori e dei nonni. Da un esame generale, l'appartamento appare ben curato e comunque in linea con la media delle condizioni igienico-sanitarie abitative occidentali. Un'inchiesta, quella della Procura di Reggio Emilia, che ha sconvolto la città emiliana e l'Interland della Valdenza, dove operavano i servizi sociali sotto accusa, Bibbiano in testa. Un'inchiesta destinata ad allargarsi, e lo dimostra quel che ci è successo girando prima per Bibbiano e poi per Reggio Emilia. Incontri casuali, altri familiari, altri genitori che non sono in angeli e demoni, ma anche loro avevano avuto a che fare con i servizi sociali della zona. E ascoltate bene, il metodo sembra proprio lo stesso, Bibbiano? A partire dalla descrizione delle condizioni della casa. Questa inchiesta che c'è stata? Sì, l'ho sentita. Perché anch'io ho avuto mio fratello un problema così, perché lui senza motivo a San Polo d'Enza veniva la lettera da togliere il bambino. Abbiamo fatto l'avvocato, siamo andati al tribunale senza motivo, non abbiamo nessun motivo. Lui lavora, i bambini tranquilli lavorano nella camera, c'è tutto mantenuto benissimo. E quando è successo questo? Il 2018 o il 2017. Fino a oggi è ancora sotto controllo il tribunale. Ma i bambini poi gliel'hanno tolti? No, perché siamo andati dall'avvocato, siamo stati dietro per sapere il motivo perché. E mio fratello con tutta quella paura ha avuto il diabete, con tutta quella, proprio quel momento agitazione. Lì, agitazione. Aspetta un attimo, l'ha visto. Ho sentito parlando, perché parlava ad alta voce, stava parlando della storia di angeli sì. e demoni. Ma lei conosce qualcuno? Perché sì, dice, sì. Lei è una delle persone interessate. Allora, io non sono stata coinvolta nelle indagini, però io quando ho sentito questa notizia con mia figlia abbiamo rabbrividito, perché noi siamo stati 4 anni sotto l'assistente Veltri. Ah. Ho capito. Lei è fortunata aver trovato me oggi. 4 anni sotto l'assistente? Sì. Ci può raccontare che cosa è successo? Allora, racconto poco perché non voglio coinvolgere certo, mia figlia più di tanto. Ma se vuole la le dico di solo spalle. Questo. No, assolutamente, perché questa è una cosa anche che i miei conoscenti e amici conoscono benissimo. Praticamente lei scriveva, io sono questa che sono, lei arrivava a casa mia era perfetta, pulita, in ordine, una villetta, io abitavo a San Polo all'epoca, e lei scriveva che c'era una situazione di degrado, che non c'era un ambiente adatto per la ragazza. E aveva, scusa, allora la ragazza aveva 11 anni e faceva queste riunioni, la chiamavano dentro, non permettevano ovviamente a me di entrare, mandava al Tribunale dei Minori di Bologna delle relazioni allucinanti. Questo è durato per quanti anni? Ma fino a che io non ho chiesto che la ragazza fosse ascoltata da un giudice psicologo che poi dopo ha bloccato il tutto, decretando che comunque gli assistenti, un altro giudice, dovevano monitorare la ragazza, che però continuava a vivere con me. Il momento che loro hanno capito che la ragazza non sarebbe stata spostata in una casa famiglia, in un'altra famiglia, non si sono più fatti e vedere. È una degli assistenti che è rimasta, un assistente a Pia Veltri. Sento una cosa, signora, scusi se le faccio questa domanda, perché è
È dopo questa cosa. Perché gli assistenti erano venuti da lei? C'era stato qualche disagio? Perché ovviamente poi parte tutto da qualche segnalazione. Allora, non era una segnalazione, io e il padre avevamo avuto un problema conflittuale che non eravamo sposati, durava da tantissimo tempo e quindi quando ci sono questi problemi generalmente di visite, di situazioni così, intervengono gli assistenti. Io poi mi sono spostata, io sono di Reggio, sono andata a Quattro Castella e da lì diciamo che l'incubo vero è iniziato quando sono andata a San Polo. Perché da lì loro mi hanno chiamato, il primo colloquio che mi hanno fatto, l'assistente Vilti, me lo ricordo come fosse ieri, perché è da ieri che sto male, mi ha chiamato per dirmi, signora, con i suoi problemi, lei che ha avuto nella sua adolescenza, io ho studiato a Milano, mi sono laureata, lavoravo nella moda, sposa, e ho detto, scusi, di cosa sta parlando? Sì, perché abbiamo fatto delle indagini, lei è una persona con dei problemi, e quindi... Quindi lei ha temuto che le portassero via la bambina? Beh, certamente, perché la Vilti mi chiamava ogni due per tre e poi la ragazza quando tornava a casa scriveva delle cose strane. Adesso ci siamo confrontate anche questa mattina, lei dice che non si ricorda niente, ripeto, erano 10 anni fa, forse era solo l'inizio. Allora, guardate, bisogna essere chiari, l'assistente sociale ha un ruolo importantissimo per la società e noi non vogliamo generalizzare perché ci sono delle persone che hanno sbagliato, però c'è da chiedersi come mai a Cardito quel bambino Giuseppe è stato ucciso dal patrigno, non era stato tolto in quel caso alla mamma e al patrigno che ora sono tutte e due in carcere. La bambina, la sorellina, era andata a scuola con un orecchio strappato, aveva chiesto aiuto alle maestre, aveva detto chiamate i carabinieri perché il compagno di mia mamma mi ha strappato l'orecchio. Allora bisogna chiedersi che cosa sta succedendo. Reggio Emilia, Valdenza, Bibbiano con Claudia Aldi. Ma adesso ci spostiamo un po' più in là, per questo sono venute loro ed è venuto Pablo Trincia, perché ci spostiamo nella bassa modenese, un po' più in là, tanti anni fa, ma c'è qualcosa che ci sembra davvero simile. Gian Loreto Carbone, Gian Lorenzo Gregoretti e Laura Marano. Lo ripetiamo, ovviamente sono argomenti che riguardano i minori, ma non adatti ai minori. Guardatele bene queste immagini, perché tra poco scoprirete quanto sono eccezionali e drammatiche. Ed ascoltate attentamente tutte le parole che verranno pronunciate attorno a questo tavolo bianco. Sono state parole come quelle che state per ascoltare a distruggere la vita di decine di persone, dando inizio ad una tragedia che dura da più di 20 anni. Mio padre andava a prendere dei bambini e dopo in un posto e dopo ci facevi. Dopo ce li facevano uccidere dentro al teatro. Io ne ho dovuto uccidere 5, vabbè, più anche, però in una sera in tutto 5. Poi io ne ho dovuto uccidere tanti. Però ci andavamo 3 volte alla settimana. E dopo quelle 3 volte alla settimana lì, tutte le sere dovevo uccidere 5. Quando cadeva del sangue, mia madre subito a pulire perché non voleva che rimanessero delle tracce. Poi ogni strumento che ci facevano usare, sempre con i guanti perché altrimenti si scopriva le tracce. Perché di pronto rimanessero. Quindi dicevi, la mamma? Mi portava in posti brutti, in posti brutti, al cimitero e in casa di altre persone. Che cosa avveniva in questi posti? Mi facevano del male. Li facevano sdraiare i bambini? Mm-hmm. La mamma cosa faceva?
Era dentro e cosa faceva? Guardava. Guardava. E dopo alla fine davano i soldi alla mamma. Avete ascoltato un bambino e una bambina che parlano di violenze subite e di omicidi di altri bambini da loro stessi commessi nel corso di riti satanici celebrati nei cimiteri e negli edifici abbandonati della Bassa Padana, tra Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese. Altra rivelazione agghiacciante. Secondo i due bambini, anche i loro genitori fanno parte di quella rete di mostri sanguinari. Sarebbero stati loro a spingerli a uccidere quei bambini. E quando ti portavi in cimitero? Verso sera. Quelli che abbiamo appena ascoltato sono due dei 16 bambini tolti dai servizi sociali alle loro famiglie alla fine degli anni 90 e mai più tornati a casa. Ma anche gli altri bambini ripeteranno agli psicologi gli stessi raccapriccianti racconti, tutti sanguinolenti, tutti uguali. Sono solo fantasie deliranti di bambini che si erano propagate rapidamente come la peste? Hai il ricordo di che cosa è successo in una di queste due volte? Che si divertivano praticamente a far male dei bambini più piccoli. Per gli psicologi, quei bambini sarebbero credibili. E il Tribunale di Modena, per quei fatti spaventosi, condannerà in primo grado gli imputati a decine di anni di carcere. Il cuore indomito della signora Lina, 80 anni, suonati già da tempo, non smette di sanguinare al ricordo di quel giorno terribile dell'autunno del 98. Per lei, che come tutti i membri della famiglia Morselli è una cattolica praticante e devota, il 12 novembre di quell'anno era stato il giorno del giudizio universale. Un giudizio spietato, incomprensibile e senza sconti. Già a luglio i servizi sociali di Mirandola avevano portato via due nipotini della signora Lina, Cristina e Nicola, figli di suo figlio Giuliano e di Monica. Monica è depressa e non può occuparsi dei suoi bambini, avevano spiegato gli assistenti sociali. E da giù sentivo gli strilli disperati del bambino. E allora il dottore ha detto: perché piange quel bambino? Portatelo via, portatelo via. Ma dove lo dovevano portare questo bambino? Da allora non l'ho più visto, non l'ho più visto. Ma era arrivato il 12 di novembre, un giorno davvero maledetto. Poi dopo 4 mesi hanno portato via tutta la mia famiglia. Tutta la mia famiglia hanno portato via. Quattro. Portato via 3 figli e la nuora. E tutti i bambini. 6 bambini. Tutti via, mai più visti. 20 anni fa. Dopo i prelevamenti del 12 novembre del 98, la signora Lina si ritrovò sola in casa, senza capire bene il perché. Si saprà solo dopo che la distruzione di quella famiglia era scaturita dalle terribili accuse di Cristina, la figlia di Giuliano e Monica, contro la sua famiglia. Interrogata e reinterrogata più volte da psicologi e assistenti sociali, soprattutto da una psicologa che presto conosceremo, aveva lanciato accuse terribili contro i genitori, gli zii e il nonno. Aveva addirittura affermato che il padre Giuliano l'aveva portata a vedere l'allevamento dei bambini, così lo aveva definito, che poi venivano sacrificati durante i riti satanici, come se fossero dei porcellini. Santo e Maria Giacco sono campani.
Santo è originario di Afragola, Maria di Casavatore. Si erano trasferiti a Massa Vinalese in cerca di lavoro nel 1976. Santo aveva fatto per anni il muratore e poi il venditore ambulante di frutta. I Giacco hanno 6 figli e una ventina di nipoti. Nel 1999, la più piccola delle figlie, Margherita, di anni 9, era stata prelevata a scuola dagli assistenti sociali di Milano, scortati dai carabinieri. Quando siamo stati lì a Mirandola, hanno cominciato a dire: ma lei la bimba come la lava, come non la lava? Ma cosa volete? Stiamo parlando, ma si può capire cosa mi state dicendo della bimba? Ma lei quando ha cominciato a capire? No! Lei non lo capiva? No! Quando hanno detto poi questa parola, ma lo sai che cosa stiamo parlando? Della pedofonia? Ho detto: che cos'è la pedofonia? Gli hanno detto: come, che cos'è? Ho detto: io sono ignorante, non so che significa. Che non l'aveva sentita mai sta parola. Ma dai, ha detto: quelli lì che violentano i bambini. Beh, a me cosa me ne frega? Io ho 6 figli, ma cosa volete da me? Mesi dopo, in seguito ai continui interrogatori ai quali veniva sottoposta dagli psicologi, Margherita aveva confessato di essere stata molestata dal padre e dal fratello, che erano stati arrestati. Loro dicevano: questi bambini ammazzati, andavano a prendere... Facevi... Ma cosa dice? Ma dove sono questi bambini? Ma poi a noi che sono queste cose? Il cimitero, non il cimitero, la bimba faceva... Ma dov'è? Dov'è? Forse lo facete voi. Mi dicevo, forse lo facete voi. Queste cose che voi non capivate, assurdo. I pedofoni siete voi. Io gli rispondevo, non avevo paura. Però la realtà è che non avete più rivisto. Io a mia figlia non l'ho vista più. A questo punto però, per cercare di comprenderla meglio e più in profondità, occorre fermare per un attimo il racconto di questa drammatica storia per ricominciarla poi dall'inizio, visto che ci sono personaggi importantissimi che premono per entrare in scena. Per esempio, la psicologa Valeria Donati, il fulcro del sistema di affidamento e di adozione nella provincia di Modena. Poi c'è un altro personaggio importante, la ginecologa di Milano, Cristina Maggioni, alla quale la dottoressa Donati aveva inviato tutte le bambine presumibilmente abusate perché le visitasse. Ed ecco infine premere per entrare in scena il personaggio paradigmatico per eccellenza della storia, Don Giorgio Govoni, il prete camionista, nei paesi dove si svolsero i fatti, venerato da molte persone come fosse un santo. Mentre per la psicologa Donati e per i magistrati di Modena, Don Giorgio sarebbe stato niente meno che il capo della setta dei pedofili assassini della bassa modenese. Sono accusato di tutte le cose più infamanti di questo mondo, è vero, ma... E che la gente tranquillamente mi affida ancora i suoi bambini per il catechismo, per i sacramenti, vuol dire, ma certamente nasce, nasce nella US, queste qui. Loro dicono, il bambino ha detto, il bambino ha detto. Don Giorgio era morto di crepacuore nello studio del suo avvocato 2 giorni prima della sentenza che lo avrebbe quasi sicuramente condannato. Chi ci ha creduto? Nessuno, noi qui intorno, nessuno. Tutti ridevamo, che era talmente grande la cosa che dicevamo: mai può credere un giudice, ma non per un parroco, perché la persona faccia così e non mancano bambini. Perché in effetti non mancavano. Non c'erano, ha andragato il fiume che hanno speso
tantissimi milioni per dragare un fiume, per vedere, trovare bambini là. Tutto quello che hanno fatto, ho fatto. Dunque, riprendiamo il racconto, cominciando però dall'inizio, e cioè da quel bambino che è stato il principio di tutto, dal quale, secondo alcuni, si era originato il contagio. Il bambino zero lo chiameremo Dario. Dario era nato nel 90 del secolo scorso e fino al 93 abitava con la famiglia Galliera, al secondo piano di questa casa di Via Volta, a Massa Finalese. Dunque, la famiglia Galliera è formata dal padre Romano, dalla madre Adriana e da tre figli, Igor di 18 anni, Deborah di 16 e il piccolo Dario, che nel 93 aveva 3 anni. Romano Galliera è uno che vive alla giornata, lavora quando capita e appena guadagna qualche soldo va a giocarselo in osteria, perdendolo subito. Di conseguenza la sua famiglia vive in miseria e tira avanti come può, affidandosi alla carità dei vicini. Il 27 settembre del 93 i Galliera vengono sfrattati perché Romano non paga l'affitto chissà da quanto. Non avendo una casa dove andare, per il momento i Galliera si sistemano in macchina. Ed ecco che entrano in scena Silvio Panzetta e la sua famiglia. Silvio è amico e vicino di casa di Romano Galliera. Sono venuti qua, gli hanno cambiato la serratura, non hanno potuto portare via niente. E hanno messo il bambino a casa mia. Perché loro, la famiglia era composta da 4 persone. In 5 con il bambino. In 5 con il bambino. Però dentro la 126, in 5, non ci stavano. Perché loro, cacciati da lì... Hanno dormito un mese dentro la 126. Dentro la 126, che è piccolina, in 4 adulti. Tu sei stato felice di averlo. Sì, anche le figlie. L'hanno sempre tenuto... tutto pettinato col gel, sempre tutto vestito bene bene. Infatti anche le maestre se ne sono accorte che il bambino in 15 giorni ha fatto un cambiamento molto 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 bello. Se non che un giorno, il 26 di dicembre. Quindi un 3 mesi, 4 mesi dopo. 3 mesi e mezzo, sì. È venuta l'assistente sociale e ha detto di portare via il bambino con lei al Cenacolo Francescano di Reggio Emilia. Al Cenacolo Francescano lavora una giovane psicologa, molto seria e appassionata, dipendente della ASL di Modena. Si chiama Valeria Donati, che da quel momento in poi si occuperà di Dario. Al Cenacolo Francescano Dario resta 1 anno e mezzo. Viene dato in affidamento ad una famiglia che chiameremo Tonino, ma ogni fine settimana torna dalla famiglia naturale, che nel frattempo si è sistemata in questa grande casa gialla alla periferia di Massa Finalese. Era stato proprio Don Giorgio Govoni, il prete camionista, il prete della gente, a procurare quell'abitazione ai Galliera. Il primo bambino l'ho conosciuto quando aveva 3 anni, per un quarto d'ora a casa da una famiglia dove era scoppiato il caso dello sfratto della famiglia. Naturalmente la signora Tonini, la madre affidataria di Dario, non vede di buon occhio i Galliera, persone così diverse da lei. Figuratevi come reagisce quando Dario racconta alla maestra che di notte, sotto le coperte, il fratello Igor fa delle cose alla sorella Deborah e poi fa delle cose anche a lui. E aggiunge che anche suo padre gli fa delle cose. La maestra riferisce alla signora Tonini, che si precipita dalla dottoressa Donati, e i fine settimana di Dario nella sua famiglia naturale vengono subito aboliti. Siamo nel 97,
Dario viene sottoposto dalla Donati a colloqui continui e incalzanti. E un giorno, alla Casa Gialla di via Abbamotto, si presentano le gazzelle della polizia. Molte gazzelle che si portano via l'intera famiglia Galliera. Romano Galliera e sua moglie Adriana dalla prigione non usciranno più, vi moriranno. Ma questo è solo l'inizio della storia, perché alla Donati Dario continuerà a fare racconti sempre più dettagliati e raccapriccianti, e nel giro di 2-3 anni finiranno in prigione tante altre persone alle quali verranno tolti i figli che non rivedranno mai più. Si arriverà al numero di 16 bambini portati via. E interpretando i racconti che Dario continua a fare alla Donati, ai quali si aggiungeranno i racconti degli altri bambini man mano che venivano prelevati, si arriverà a parlare di una rete di pedofili satanisti estesa in tutta la bassa modenese, che celebrava affollate e sanguinolente messe nere nei cimiteri della zona. Ma non c'è nessuna testimonianza, nessuna prova oggettiva. La signora Emanuela, da 30 anni, vende fiori davanti al cimitero di Massa Finalese. Qua dentro non è mai venuto nessuno a fare porcherie, ma anche nessuno a controllare. Partite le denunce, non è mai venuto nessuno a controllare che fosse valido o meno il discorso che facevano i bambini. Mai nessuno. Quando 20 anni fa iniziarono i processi, l'avvocatessa Patrizia Micai si trovò davanti, da scalare, una specie di muro invalicabile. Il processo diabolico, provare al contrario. Ovvero la difesa doveva provare che non era successo nulla. Non è così il processo, come voi ben sapete, è al contrario. È l'accusa che deve dimostrare ciò che è accaduto. E qui non c'erano prove. Non c'era qualcuno che aveva visto, non c'era nessuno che era scomparso. Fortunatamente, non c'erano prove. E io mi sono presa ben volentieri l'incarico di seguire tutte le persone che poi negli anni ho seguito, perché sono sempre stata profondamente convinta della loro innocenza, leggendo tutte le carte di tutti i processi, di questi lunghissimi processi, 5 processi con 3 gradi di giudizio, la difficoltà di gestire questo mostro. Oggi, a distanza di 20 anni, la soddisfazione, l'orgoglio, come lo possiamo chiamare? Io credo che sia un fallimento comunque. Perché sapere la verità dopo 20 anni, sentire questi bambini con le loro voci, che oggi sono ragazzini, oggi sono madri, sono padri, non lo so, vedremo chi sono, vanno a dire a un giornalista in un'indagine giornalistica che tutto quello che gli è successo, non sono più così convinti che sia successo, ti apre una ferita profondissima. Si cominciava a sospettare che erano stati gli psicologi stessi ad inculcare nelle menti dei bambini quelle storie allucinanti. Quello che non accettiamo è quello che è successo per 20 anni dopo. Questo non accettiamo. E cioè che questi bambini non sono mai stati aiutati a sapere che quello che è successo era un falso ricordo. Anzi, si è continuato, e chi, l'unica bambina che non ha, ha sempre detto non è successo niente, sempre, è stata data dell'omertosa. Sonia. Dottoressa Donati, buongiorno. Senta, io sono Gianloreto Carbonaro. Abbiamo cercato di contattare la dottoressa Donati, lasciandole un messaggio in segreteria. La dottoressa ci ha inviato un messaggio di risposta nel quale ci prega di sottoporre al suo avvocato gli argomenti di un'eventuale intervista, ma ci ha tenuto a sottolineare che su di lei, sui giornali e in televisione, sono state dette molte cose ingiuste e false, e che comunque 14 persone sono state condannate nei vari processi sui pedofili del Modenese per gravi violenze nei confronti dei bambini.
Allora, avete sentito la Donati dire a Gian Loreto Carbone che ci sono state le condanne, 14 condanne, ed è vero. Poi bisogna contare anche che il prete è morto d'infarto nella sala d'aspetto del suo avvocato. Bisogna considerare che una mamma si è buttata dalla finestra scrivendo un biglietto: sono innocente, chissà per loro come sarebbe finita l'iter giudiziario. Le condanne ci sono state, è vero, ha ragione la Donati. Giuseppe è il figlio dell'indomita signora di cui vi parlava Gian Loreto Carbone, il fratello di Lorena, questa famiglia che viene presa e diciamo tutta arrestata. Lorena poi scappa perché i quattro figli vengono portati via e il quinto, aspettava un quinto bambino, viene aiutata dai preti e lo va a partorire all'estero. Giuseppe, il fratello di Lorena, era giovane, faceva l'operaio e suonava nelle band, ma un bel giorno... Io ho scontato una pena di 9 anni. Non pochi. Cioè, e come era cominciata questa cosa? Ma il 12 novembre 98 sono arrivate la polizia in casa qua, che ci hanno svegliato tutti, hanno iniziato a perquisire la casa e ci hanno detto: adesso dovete venire con noi in questura. Una volta arrivati in questura, praticamente ci hanno fatto le fotografie e le impronte digitali, e quando abbiamo detto: ma scusate, perché siamo qua? Ci hanno detto: vabbè, adesso andate in galera, non lo sapete, non avete un avvocato. E di che cosa vi accusavano? Ci accusavano di satanismo, di omicidi ai cimiteri, violenze ai cimiteri, sotterramento di cadaveri, tutte delle cose che... facevo fatica anche a credere quello che leggevo, perché era una cosa che da parte mia non poteva essere assolutamente vera. Ed era sua nipote, quella che era stata prelevata 4 mesi prima, che vi accusava di questo? Che ci accusava di questo qua, che tutte le sere andavamo ai cimiteri, facevamo queste processioni con tutti questi bambini, che io non sapevo nemmeno tutti questi bambini da dove potevano venire, cioè... una cosa irreale che non stava né in piedi né in terra, cioè, addirittura anche raccontata male, perché poi tutti questi bambini ammazzati, cioè, veramente mi domandavo che cosa stava capitando, perché non poteva darsi che mi trovavo in galera con accuse infamanti e un po' assurde pure, molto. Sì, sì, molto assurde. E come è andato il processo? Allora, il processo subito in primo grado ci hanno condannato. Per quelle cose che diceva lei, sì, perché aveva ammazzato i bambini, sì, per i sotterrati morti, quelle cose là. Sì, e poi violenze sul... Sì, sì, violenze sui bambini, capito? Cioè, tutte delle cose che non erano... Dopo, quando siamo andati in appello cos'è capitato? Che hanno tolto i riti satanici e ci hanno condannati per abuso intrafamiliare. Secondo quello che aveva detto mia nipote, eravamo andati a prelevarla a Quattro Castelle, all'uscita di scuola, con tutte le persone, averla violentata con una frasca. Lì mi stavo domandando veramente se capitava l'impossibile. Mi domandavo se veramente... si potevano dare delle cose così, essere arrestati così, per delle falsità così, veramente essere arrestati. Com'è questa cosa della frasca? Me la spieghi bene. Un anno dopo che è iniziato il processo, nel mese di novembre, io, mio fratello Emidio e mio padre... Il processo, quello per... Il processo bis dei riti satanici. Ecco. Io, mio padre e mio fratello Emidio siamo stati arrestati nuovamente perché mio nipote aveva detto che eravamo andati a sequestrarla all'uscita di scuola a Quattro Castelle e averla violentata con una frasca. Ma anche il fatto che partivamo dalla Bassa Modenese per andare a Quattro Castelle, che esattamente non so nemmeno dove sia. E quanto dista? Da quello che mi hanno detto sarà una 70ina di chilometri. Quindi facevate 70 chilometri. Sì. Partendo dal vostro posto di lavoro, sì, andavate a prelevare la vostra nipotina. La violentavamo lì all'uscita di scuola con tutte le persone che c'erano e poi dopo la rimettevamo sul pulmino che andava a casa e nessuno si accorgeva di niente. E poi voi tornavate? E noi tornavamo.
Addirittura e vi facevate 70 km sì. all'incontrario. Addirittura... Quindi facevate 140 km per fare questa cosa. Sì, addirittura in 42 minuti, perché io la pausa pranzo ce l'avevo di un'ora, andavo 42 minuti a mangiare ed era impossibile che io andavo là. Addirittura ci avevo tutti i cartellini timbrati, sia del lavoro che né della mensa dove andavo. Cioè, anche questo arresto è venuto, cioè, per coprire una menzogna ne inventavano un'altra e poi ne inventavano un'altra ancora. Tutto quello che è stato detto non è farina del sacco di quei ragazzi, non era farina del sacco. Le cose gliele mettevano in bocca. Cioè, io mi domando anche chi ha scritto quel mandato di cattura lì, che si mette una mano sulla coscienza. Ma chi ha scritto anche l'altro mandato di cattura, quello della Frasca, che si mette due mani sulla coscienza. Perché quello proprio sfiora il ridicolo, sì, è... se non fosse drammatico. La Frasca. Sì. Addirittura nel processo della Frasca siamo stati accusati anche che il primo di novembre eravamo andati a violentarla davanti alla scuola, che il primo novembre le scuole sono chiuse. Avvocato Micai, lei ha visto, no? Lei non difendeva questo ragazzo, no, Giuseppe, l'ha visto però lì in aula con sì, sì. i carabinieri, no? Con il mitra. La polizia penitenziaria col mitra rimaneva su di lui e il fratello, e io ero sempre seduta dietro e ho visto sempre i loro sguardi che si incrociavano, gli occhi depressi di queste persone perché erano incredule, impotenti, incapaci anche ad ascoltare. Quello che chiedete voi, avvocato, quello che volete fare è un po' rivedere questi processi. Sì, e poi vorrei precisare che queste immagini sono state registrate prima dei fatti di Reggio, mi sembra importante da dire, perché altrimenti sarebbe anche semplice oggi. Oggi ci sono delle intercettazioni che vanno a confermare sostanzialmente quello che noi abbiamo sempre sospettato. E quindi non dico che abbiamo esultato, ma perché comunque non c'è niente da festeggiare, certo. È una cosa drammatica. Però il fatto che lei le diceva allucinante. Non è una pazza, ma visto che noi avvocato, lo dicevamo prima, certo. E che ho sempre fatto la figura della matta, e sentire queste persone che purtroppo facevano questo, ci ha fatto ripiombare in un baratro e dire vedi che avevano ragione, vedi che dobbiamo chiedere la revisione, ma non solo, noi vorremmo la controindagine. Poi Brillanti, quello che fa in parte colleghe anche, no? Psicoterapeuta, insomma, fa impressione. Io chiedo alla regia di mandare anche le immagini, c'è un bambino, no? Poi lo descrive nel libro Il Veleno Pablo Trincia bene, c'è questo bambino che se vedete le immagini sembra molto annoiato, nel senso che a un certo punto gioca col computer, poi gli dicono guarda se parli poi te ne vai al mare, prende il microfono, insomma sono strani questi colloqui, no? Brillanti. Questi sono bambini che sono stati preparati a questi colloqui, non c'è spontaneità di questi bambini e perciò questi sono incidenti probatori, i bambini ripetono quello che hanno già ripetuto molte volte, sono bambini programmati. Programmati secondo lei, e fa impressione però perché vedete butta giù il computer, quindi forse bisogna anche stoppare un attimo il colloquio, no? Se il bambino dice... non vuole parlare in quel momento, perché insistere con le domande, no? Ecco, faccio parla notare perché... tre adulti e un bambino, questo bambino è molto nervoso, si vede bene. Adesso lo prendono addirittura in braccio. E questo contengono. Non è, diciamo, una questo cosa non sono tecniche che vengono usate. Allora, noi ci fermiamo per un attimo, sono argomenti davvero che bisogna approfondire, lo dico ancora, non generalizziamo perché questo sarebbe assurdo, perché l'assistenza sociale è una cosa importantissima. In Italia ci sono tanti assistenti sociali che lo fanno in una maniera davvero importante e che aiutano tante famiglie. Però noi questa sera possiamo ascoltare i bambini che confermano le accuse che fecero, ma anche la bambina, che oggi è una giovane donna, che ha detto io non sono stata abusata, però ai miei genitori mi hanno tolta ugualmente. Subito dopo questa breve pausa. Andiamo
un discorso talmente complicato e duro, diciamo, da affrontare, che noi abbiamo invitato, la ringraziamo, qui è arrivata Selena, l'abbiamo sentita prima, che era una bambina, di quelle bambine tolte ai genitori nella bassa modenese, proprio per quei racconti che sono stati fatti. Lei ha detto però di non essere stata abusata, lo ha sempre detto, ma nonostante questo è stata comunque tolta ai suoi genitori. Ci sono gli altri bambini, anche loro oggi sono adulti, che invece confermano quelle accuse che fecero un tempo. Dice: le abbiamo fatte perché erano vere e le ha sentiti. Liviana Greoli. All'apparenza appariva come una buona famiglia, fuori al sole ero in un modo, in casa tutto un altro. E che cambiava in casa? Che succedeva? Un papà violento, una violenza anche importante a livello sessuale, quindi insomma ci faceva spogliare e ci faceva comunque appunto gli atti a livello intimo, a livello appunto alla vagina, a patatina, come la chiamavo io quando ero piccola. Quando succedevano queste cose, tua mamma c'era? Per inerme, nel senso che non è mai intervenuta. La cosa che più mi faceva male era vederla lì e non riuscire ad avere il suo aiuto. Ti sembra di non avere una via d'uscita, nel senso che dopo, quando succedevano queste cose qua, le minacce arrivavano spesso: mi raccomando, non dite niente, non è mai successo niente. E quindi anche per proteggere me e i miei fratelli da ulteriore violenza, ho sempre resistito e taciuto. Poi sei stata portata via? Sì, 12 novembre 1998, me la ricordo quella giornata come se fosse ieri. Stranamente non ebbi paura. Quando mi hanno tolto di casa io non ho mai pensato: è un'ingiustizia. Io non ho mai chiesto di tornare a casa, perché io nella nuova casa stavo bene. Tu, quando hai cominciato a parlare con la Donati, non hai parlato solo di abusi. Tu hai parlato anche di riti in un cimitero. Quella è la parte più dolorosa, perché nonostante l'abbiamo vissuta, l'abbiamo sperimentata sulla nostra pelle, è quella che viene più screditata, non essendoci state prove o comunque riscontri concreti a riguardo. Questo però non vuol dire che non sia avvenuto, perché le prove si possono anche eliminare, cancellare, ma dal mio cuore no. Quanti anni avevi quando ti hanno allontanato da casa la prima volta? Avevo 8 anni e mezzo. E quel periodo che ricordi hai? Sicuramente ricordi molto brutti, sono chiare ancora bene in me, nella mente, i ricordi sia degli abusi in famiglia, gli abusi sessuali, sia i ricordi legati alle vicende, appunto tutto ciò che avveniva nei cimiteri. Ero una bambina che soffriva, però avevo tanto desiderio di una nuova vita. Quando sono iniziate questi abusi su di te? I miei ricordi risalgono più o meno, avevo 5-6 anni. Ecco. E succedeva con tuo padre? Con mio padre, con mia madre, in particolare con il nonno naturale, i fratelli di mio padre biologico. Tutto ciò poi veniva anche fatto non solo su di me, ma anche su mio fratello e sui miei cugini. Tutto questo dove avveniva? Tutto questo avveniva sia all'interno della mia casa a Pavignane, sia nella casa dove abitavano i miei cugini, sia all'interno dei cimiteri. All'interno del cimitero si svolgevano delle messe, riti satanici, delle messe nere, insomma, se si può dire, c'erano, veniva molto spesso, mi ricordo, usato il latino. Poi venivano a volte uccisi appunto dei gatti, venivamo noi messi a volte all'interno delle tombe che venivano scoperchiate. E le bare o la tomba? Le bare. Mm. E che erano fuori? No, veniva tolta la lapide e poi la tomba, sopra la tomba spesso avvenivano anche degli abusi sessuali.
E poi rimettevano tutto sì. a posto. Però una lapide è bella pesante da sollevare, da rimettere a posto, generalmente sì. è anche cementata. Sì. Però lo facevano. Io ricordo di sì. E tu hai assistito anche a degli omicidi di bambini? Sì. Da parte di altri bambini? Di altri bambini e a volte li ho commessi anche io. Ma tu sei sicura di questo? Io sono sicura di questo. Ora magari sono molto tranquilla, ma perché cerco di mantenere una certa tranquillità, ma io sono tranquilla. Sono sicura di quello che dico, anche perché certe cose non si possono dimenticare. Selena, tra quei 16 bambini c'eri anche tu. A un certo punto sono venuti a casa tua e ti hanno detto devi venire con noi. Com'è andata? Sì, la mattina del 12 novembre 98 hanno suonato al citofono di casa e ha risposto mia madre. Ho sentito che parlava con delle persone, l'ho sentita piangere. Mi è venuta a svegliare, mi ha detto che avrei dovuto seguire queste persone. È vero che hai chiesto ci sono le finestre dove devo sì, andare? Sì, durante perché... il viaggio per la casa famiglia ho chiesto. Quindi tu vai in una casa famiglia, poi vai in questo famoso cenacolo francescano, giusto? In realtà no. No, non ci sei passata. Al cenacolo francescano io andavo solo per i colloqui. Per i colloqui. Con la psicologa, però la casa famiglia era a Forlì. Allora, tu hai sempre detto che non sei stata abusata, cioè tu volevi tornare dai tuoi genitori, dicevi questo? Sì, 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 sì. E loro che cosa ti rispondevano? Che non era possibile perché i miei genitori non erano dei bravi genitori, mi facevano del male, mi portavano di notte nei cimiteri e mia madre non sapeva proteggermi e anzi era complice di mio padre che mi faceva queste violenze. E quando tu dicevi non è vero, io nei cimiteri non ci sono stata e mio papà non mi ha fatto le violenze, non ho ricevuto violenze da altri, che cosa ti rispondevano? Che ero bugiarda. Che eri bugiarda. Senti, ma è vero che quando sei cresciuta, no, che avevi 18 anni, poi ti hanno detto stai attenta perché ti vengono a prendere, la tua mamma ti fa fare la prostituta o cose del genere? Sì, sì, ho passato il mio 18° compleanno in casa ad aspettare che qualcuno venisse a cercarmi perché mi avevano trasmesso proprio questa ero paura. Terrorizzata. Sì. Questa paura. Sì. Tu poi cercavi tuo fratello, no? Che era più grande, chiedevi almeno di poter vedere lui, tuo fratello. Poi sì. però ti fermi. Perché ti fermi? Perché hai paura per lui? Io sì, all'inizio chiedevo spesso di lui, però la psicologa a un certo punto mi ha detto che questa mia preoccupazione nei suoi confronti, visto che era di 10 anni più grande, non aveva tanto senso e che poteva essere dovuta dal fatto che anche lui aveva subito le cose che avevo subito io, oppure che addirittura lui fosse partecipe ai di riti questi abusi, cimiteri. Quindi tu hai temuto per tuo fratello sì. e hai smesso contro voglia di chiedere sì. di lui. Poi a un certo punto però sei diventata grande e hai deciso di andare a incontrare tua mamma, l'hai cercata? Sì, 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 l'ho cercata. 2 anni fa ho deciso di richiamarla e... Che emozione è stata? Non si può spiegare. E poi immagino per tua mamma, perché insomma... Ti hanno allontanato da lei. Sì, e... per 20 anni non ci siamo viste, quindi sì. Allora, questi colloqui, noi ci siamo stupiti quando no, io vado al montaggio con Michele Bonica, ci vediamo queste cose, ci fanno un po' impressione. Ma tu hai avuto la sensazione che ti volessero far, diciamo, ricordare qualche cosa che tu non solo non ricordavi, cose che non ti erano mai successe? Sì, sì, assolutamente. Loro proprio cioè, era la psicologa stessa a dirmi quello che succedeva secondo i racconti degli altri bambini e quindi loro si aspettavano da me gli stessi racconti che però io non, cioè, per me non erano successi, cioè non era successo niente, quindi io non potevo fare certi racconti. Tu sei serena, sei una giovane donna serena, però hai questo vissuto incredibile, no? Ti tolgono i tuoi genitori. Ti danno un cambio e via, non li vedi mai più, poi insomma
hai paura addirittura che ti vengano a prendere, a portare a prostituire. Invece passa del tempo, capisci che c'è stato qualche cosa che non è andato e quindi ti ricongiungi con tua mamma. Com'è adesso la tua vita? Cioè, sentire anche tutte queste inchieste, quello che sta succedendo. Vabbè, la mia vita adesso è una vita normale, sono una mamma e sono felicissima di aver riabbracciato mia mamma e mio fratello. E spero nella giustizia. Cioè, tu pensi che comunque debbano essere rivisti, no, questi, sì, processi? Anche quello che è successo a te, perché te in qualche modo ti senti vittima. Vittima perché ti hanno tolto ai, sì, tuoi genitori. Io quello che vi devo dire è che, e non vogliamo mettere nessuno contro, perché qua c'è solo sofferenza, lo diciamo, l'hanno detto anche gli ospiti che avevamo prima. Se qualcuno dice qua che sono stati inculcati dei ricordi, c'è anche chi ci dice, lo dice Liviana Greoli, guardate, io quei ricordi ce l'ho, non mi è stato inculcato niente. Sai quello che sta succedendo in questi giorni a Reggio Emilia? Ti posso garantire che pensieri del genere non possono essere inculcati da nessuno. Plagiare la mente dei bambini sia una cosa facile, ma ti posso assicurare che se uno non le vive sulla propria pelle queste cose qui, non puoi metterle nella testa di nessun bambino. Perché metterle nella testa di qualcuno, ci provi, ci stanno mezza giornata, ma quando ce le hai custodite è nel cuore. Quindi le cose che vengono dette veramente sui giornali da persone che con la propria opinione pensano di risolvere chissà quali situazioni, bisogna comunque pensare che prima di tutto sono custodite nei nostri cuori. Ci hanno fatto veramente male, portiamo ancora segni, portiamo ancora ricordi. Quindi pensare che ci siano stati inculcati queste cose sui cimiteri, la sento veramente una pugnalata al cuore, sono cose orribili, incredibili. Però non per questo inesistenti o comunque irreali. Selena, ti posso chiedere se tu sei stata ascoltata anche da Valeria Donati, dalla dottoressa Valeria Donati? Sì, è stata la mia psicologa per 4 anni. Per 4 anni? Sì. Che cosa ti diceva lei? Ogni incontro era focalizzato sul farmi per forza testimoniare, parlare di questi abusi o riti satanici nei cimiteri avvenuti di notte. E tu tenevi duro, dicevi no, ma io non... Io per difendermi ho iniziato a chiudermi e non parlavo più. Non parlavi più, così era meglio. Senti, ti faccio vedere questo documento, perché che cosa è successo? Valeria Donati, tra l'altro, ci risulta non ha nessuna indagine a carico, per carità, però ci ha colpito una cosa, ci scrive una mamma, lo avevamo saputo anche da Pablo Trincia, ci scrive una mamma e ci dice: guardate, mia figlia mi è stata tolta da Valeria Donati che se l'è presa in affidamento, cosa che a noi ci sembrava insomma quasi impossibile. Comunque la nostra Claudia Aldi è andata da Valeria Donati a chiedere se è vero. Siamo di chi l'ha visto, ci stiamo occupando dell'inchiesta di Veleno e siccome lei è al centro, insomma, una cosa sola, volevamo sapere, ma lei ha preso in affido una bambina che è stata tolta ai genitori? Un bambino di quelli che sono stati tolti ai genitori? Ma lo ha preso in affido perché sarebbe una cosa un po' grave, non crede? Non
non ci risponde, cioè non risponde no, non risponde sì. Il problema è che la mamma, insomma, ce lo scrive al suo avvocato, adesso vedremo di capire bene e anche se sia possibile togliere un bambino a dei genitori e poi prenderlo in affidamento. Ti fa impressione un po' vedere? Sembra molto strano, sì. Un po' strano. Senti, Selena, tu devi sapere che ci sono altri due genitori, noi li abbiamo seguiti, li abbiamo chiamati Camparini, con questa figlia è stata tolta loro, anche qui c'è Valeria Donati, siamo sempre nella stessa zona e quello che ci ha stupito è che nell'inchiesta questa nuova di Reggio Emilia c'è un nome, la Giliberti, e pensate che la Giliberti fece la relazione negativa sui Camparini ai quali fu tolta la bambina e qui c'è una cosa gravissima e lo fa il Tribunale dei Minorenni di Bologna, se possiamo far vedere. Gibertini, scusate, ho sbagliato nome. E allora, qua c'è una cosa gravissima. Che cosa succede? Che dicono che nell'abitazione dei Camparini, possiamo levare la diapositiva, nell'abitazione dei Camparini viene trovato dello stupefacente che era la bambina, insomma, poteva in qualche modo avvicinarsi a queste droghe. Non è vero, perché i carabinieri hanno detto che non è stato trovato nessuna droga, nessun stupefacente nella casa di Camparini. I carabinieri dissero che c'era un rotolo di carta d'alluminio e un narghilè. Il servizio di Fabrizio Franceschelli con Laura Marà. Mi hanno fottuto, mi hanno proprio rubato mia figlia. Loro hanno sequestrato mia figlia, non io. Massimo Camparini, dopo quasi 10 anni, non riesce a darsi pace. Ha dovuto accettare la decisione del Tribunale per i minorenni di Bologna che ha allontanato dai genitori naturali e dato in adozione la piccola Stella, così l'abbiamo chiamata, e da allora né lui né Gilda ne hanno avuto più notizie. Dopo quanto emerso dalle indagini della Procura di Reggio Emilia, Massimo si chiede se anche sua figlia possa aver subito trattamenti simili a quelli di tanti altri bambini. Io voglio sapere cosa gli hanno detto a mia figlia. Magari gli hanno fatto vedere il mio funerale, magari gli hanno detto che io la violentavo. Cioè, io voglio, prima di tutto, che lei sappia la verità. L'assistente sociale Sara Gibertini, di recente sospesa dal servizio per 6 mesi e coinvolta nell'inchiesta Angeli e Demoni, secondo i coniugi Camparini e il loro legale, potrebbe aver avuto un ruolo importante nell'allontanamento di Stella. Tutto nasce da, effettivamente, per quanto riguarda la vicenda Camparini, nasce dalla Gibertini. È lei che fa una relazione senza aver mai incontrato i Camparini, senza mai aver fatto un accesso nella casa dei Camparini, ma ha sostenuto che la casa era in disordine, che l'ambiente della casa non era idonea alla bambina e di conseguenza l'allontanamento della bambina. Senza verificare, senza sopralluoghi, senza conoscere. Come senza verificare? Lei ha fatto una relazione e non è venuta qui mai? Non è mai venuta. Questa dichiarazione è stata fatta dalla stessa Gibertini in un processo seguente dove lei ammette che ha scritto casa fatiscente senza vedere la casa. Lei ha ammesso questa cosa in tribunale. L'ha dichiarata fatiscente. Solo fatiscente però. Fatiscente è una catapecchia, è fatiscente dall'idea di una cosa inumana. Hanno cambiato assistenza sociale, finalmente sono venuti a vedere la casa, hanno visto che era tutto in regola, ci hanno monitorato, hanno fatto una relazione dove la genitorialità era buona. Suggerivano, perché loro... Il ruolo è quello di suggerire al Tribunale per i minori di mandare immediatamente a casa la bambina, perché noi eravamo adeguati e tutto quanto. E nonostante la buona genitorialità, questo è il decreto, nonostante tutto il rapporto ricco e affettivo, queste le parole vere scritte nel decreto, nonostante tutto la bimba se ne va, perché questo è. No. È stato atteso il compimento del 3° anno della bambina, poi ci hanno convocati in questura. Noi convinti, belli, pacifici di andare là per sentirci dire: guardate, è passato il tempo, abbiamo guardato quello che facevate nel frattempo da lontano, che ne so, e voi andate a casa tranquilli perché chiudiamo la cosa qui. E invece no, esattamente l'opposto. Dunque la coppia viene convocata in questura 15 mesi dopo la relazione della Gibertini. E non immaginando quanto sta per accadere, conduce con sé anche la piccola Stella e in ufficio è presente anche l'assistente sociale. La Gibertini ha preso mia figlia, ha detto vieni, ti facciamo fare dei disegni e da quel momento è sparita mia figlia. La piccola Stella trascorre un lungo periodo presso il Cenacolo Francescano di Reggio Emilia.
È qui che dovrebbe effettuarsi la prova di genitorialità, facendo incontrare Stella con il papà e la mamma. Però la dottoressa Valeria Donati, responsabile del Cenacolo, non autorizza l'incontro. Così la CTU, la consulenza tecnica ordinata dal tribunale, si chiude senza aver verificato la genitorialità e Stella viene dichiarata ugualmente adottabile. Dopo l'avvenuta adozione definitiva di Stella, la vita di Massimo e Gilda è cambiata. Ma i loro ricordi sono sempre qui, in questo giardino, dove la piccola rideva gioiosa e coglieva direttamente i frutti dagli alberi. Mi dicevi che in questo giardino ci sono tanti ricordi di Stella. Ah sì, chiamiamola Stella, anche se vorrei urlare il suo nome, perché vorrei tanto che lei avesse i suoi ricordi che ho io di lei, di quando era piccina nel nostro giardino. E quest'albero, mi dicevi che questo era molto importante. Oh sì, era il suo albero preferito. Quando era in fiore lo scrollavo e lei sotto raccoglieva i petali e si sentiva una fatina. E quando aveva i frutti come adesso, mettevo la pelle d'oca, mettevo il suo scivolino e mangiava i frutti direttamente dall'albero. Questo è il suo albero. Mi ricordo, abbracciava gli alberi, li abbracciava, li teneva stretti e li ascoltava. Non so, forse i bambini hanno questo sesto senso. Lei adorava abbracciare gli alberi e sono sicura che certi particolari non ti lasciano nemmeno crescendo. Ne sono certa. Forse lo voglio solo sperare io, non lo so.